Si chiamava Rafael Coders. Purtroppo non ce l'ha fatta quest'uomo di 39 anni di età, origini italo-israeliane, l'esercito israeliano. Purtroppo, infatti, è stato trovato privo di vita, o meglio, sarebbe stato fatto fuori grazie ad un attacco di Hezbollah nella parte settentrionale di Israele. Una vicenda questa che ha dell'incredibile, la comunità italiana si stringe nel dolore, esprime tutta la sua vicinanza alla famiglia, le condoglianze più forti che esistano, a nome anche di tutto il governo. È stato dagli anni a informarci di questa situazione attraverso X, l'ex Twitter, manifestando piena vicinanza alla famiglia. Va bene? Quindi in pratica questo soldato sarebbe stato fatto fuori in un attacco a Hezbollah. Va bene? E vi ricordo che ci sarebbero stati almeno 37 morti in un raid di Israele in una scuola dell'UNRWA. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Posso soltanto dire a Rafael Cauders che tu possa riposare in pace. Questo video non vuole, ripeto, non vuole ledere la privacy della famiglia Cauders o di chi è vicino a lui, ma solo informare. Stop. Nasce infatti solo per questo motivo, solo per questa ragione, non per altri motivi. Una carosa autonebuia e prossimo.